Lo sport più popolare in Italia non è il calcio, non è la Formula 1 e non è nemmeno il ciclismo, ma l'antico e rinomato gioco della rivoluzione. Funziona così. Ci sono due squadre, la squadra con le bandiere e la squadra con i manganelli. Quelli con le bandiere sono molto più numerosi. Ma quelli coi manganelli hanno i manganelli. Più alcuni altri gadget. Per certi versi è uno sport molto simile al rugby. A parte il fatto che non c'è la palla, il campo e l'arbitro. La partita si svolge solitamente per le strade di una grande città, o in mancanza di meglio, Bologna. Qui, qualche giorno prima della partita, viene scelto un luogo e lo si designa come area proibita. È importante che l'indirizzo del luogo sia estratto a sorte in presenza delle autorità locali, in modo da garantire che la scelta non favorisca nessuna delle due squadre. Il gioco è molto semplice. Lo scopo della squadra dei manganelli è impedire agli avversari di entrare nell'area proibita, senza rompere la testa a nessuno, mentre lo scopo della squadra delle bandiere è riuscire a farsi rompere la testa. Si osservi che se un giocatore della squadra delle bandiere riesce a entrare nell'area proibita, ciò non significa che abbia vinto, ma solo che ha tolto la possibilità di vittoria alla squadra dei manganelli. Per ottenere la vittoria, il giocatore con la bandiera deve anche riuscire a farsi rompere la testa. Il tempo regolamentare scade grosso modo verso l'ora dell'aperitivo. Durante l'avanzata verso l'area proibita, il playmaker della squadra delle bandiere incita i suoi con antichi slogan rituali. Lo, lo lollo. Lolololololo. Nel frattempo, piccole unità della squadra dei manganelli si dispongono in vari punti lungo il percorso, allo scopo di confondere gli avversari. Quando la squadra delle bandiere raggiunge il confine dell'area proibita, inizia la fase più interessante e spettacolare del gioco: lo sfondamento. I giocatori con le bandiere provano a oltrepassare la difesa avversaria con qualsiasi mezzo, ma i giocatori con i manganelli possiedono l'arma più temuta di tutte, l'indifferenza. Nel caso in cui l'area rimanga inviolata e nemmeno una testa sia stata rotta, la vittoria viene assegnata alla squadra dei manganelli. In caso di pareggio, invece, è usanza che ognuno dica scherzosamente di aver vinto. Ovviamente è uno sport molto violento e a volte succede che qualcuno perda la vita. Ma non è certo questo che può fermare la passione per lo sport di questi ragazzi.